2021 continua, siamo allo stand di Lu Caffè. Lu Caffè è un brand che ben conosciamo perché tante volte abbiamo intervistato Gianluca Venturelli, il suo Deus Ex Machina, che finalmente dopo 2 anni è qui con noi. Gianluca, bentornato. Grazie, grazie a tutti, grazie Fabio che sei venuto a trovarmi, fa molto piacere. Era una tappa obbligata dal momento che qui a Ost c'è una vera ripartenza. Stiamo dicendo ormai in tutte le interviste che l'Horeca sta trainando nel vero senso della parola l'economia. Discutendo con te poco prima di questa intervista mi confermavi la stessa cosa e possiamo dire che la presentazione delle tue novità lo conferma. Che cosa presentate qui a Ost 2021? Ecco, quest'anno siamo un po' atipici perché abbiamo presentato solo barattoli. Il nostro forte è vendere il caffè in grani in busta, però qui abbiamo portato tutti i barattoli che adesso andremo a fare, perché facciamo i barattoli di cialde, i barattoli di capsule, i barattoli da mezzo chilo di caffè in grani, da chilo e da 2 chili. Cioè noi praticamente l'imballaggio che vorremmo usare per il futuro è solo il barattolo, per vari motivi. Uno, perché protegge di più il prodotto; secondo, perché è riciclabile, è molto riciclabile, dopo il vetro c'è la lata, la banda stagnata, e non ha rilasci di plastica sul prodotto. Penso che sia la scelta migliore per aumentare la qualità del prodotto, ecco. E poi anche le cialde, le capsule, quando si apre un barattolo sfiatano, si sente proprio il profumo del caffè che è rimasto dentro nel barattolo. E poi, avendo fatto queste capsule nuove, che siamo forse i primi, che sono home compost, che si possono addirittura smaltire nel giardino di casa, hanno bisogno di essere protette. Il sacchettino probabilmente non è sufficientemente in grado di proteggere la capsula, perché la capsula biodegradabile, compostabile, la home compost soprattutto, soffre l'umidità, e quindi nel sacchettino qualcosa penetra, c'è una permeabilità, esiste. Invece la latta è permeabile al 100%, è impermeabile al 100% come il vetro. Gianluca, parliamo di materia prima, ovvero nel vostro caso di caffè, caffè crudo. Anche tu in questo caso stai soffrendo per la mancanza di materia prima, per la crisi delle materie prime che tutto il mondo reclama? Sì, sì, proprio settimana scorsa ho dovuto impegnarmi molto per riuscire a tenere il magazzino pieno, perché in questo periodo sono aumentate le vendite, soprattutto all'estero, ma tutti gli imbarchi che dovevano partire dal Brasile o dall'India o dal Guatemala sono stati rallentati di 4, 5, 6 mesi. Quindi ho comprato il caffè al porto e Trieste, come sapete, i Trieste di Genova, come sapete, li hanno bloccati, hanno fatto gli scioperi, quindi anche lì il caffè è rimasto fermo, e quindi ho dovuto rivolgermi all'estero per riuscire a tamponare. Quindi la materia prima è un grosso problema, non solo per gli aumenti della materia prima, anche per i trasporti che sono aumentati, e poi la reperibilità. E quindi c'è da lavorare anche su quello quest'anno. Infine, cosa dobbiamo attenderci da Lu Caffè per il 2022, l'anno della ripresa vera e propria? Ma noi, come al solito, abbiamo sempre entusiasmo di fare cose nuove, cose migliori. Noi stiamo cercando di fare degli specialty coffee e vorremmo riuscire a far capire ai clienti di passare alla lattina anziché al sacchetto, per un discorso di qualità. Puntare sulla qualità, perché la maggior parte delle malattie, lo dico sempre, viene da quello che si mangia, e quindi più un prodotto è fresco più fa bene, insomma, ecco. E questo è. E allora diamo un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi guarda questa intervista desideri entrare in contatto con Lu Caffè. Allora, l'email è lucaffè@lucaffè.com, molto semplice. Senza l'accento sulla E finale, naturalmente. Esatto, senza l'accento, esatto.
Bene, allora grazie per il contributo, noi ci rivedremo nei prossimi mesi dove avremo modo di raccontare, ne sono assolutamente certo, altre novità fornite dalla tua azienda. Grazie Gianluca. Grazie a te Fabio, a presto.